Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete andare a visitare il mio sito internet www.laceliacadellettna.com. Oggi andremo a preparare una ricetta anglosassone chiamata jacket potatoes, ovvero delle patate cotte in forno avvolte da carta stagnola e ripiene poi di formaggio filante e pancetta. Come vedete, le protagoniste sono loro, le patate. Devono essere lavate benissimo e accuratamente e non devono essere sbucciate, ovvero noi le manterremo con la buccia. Una volta che voi le avete sciacquate, dovete prendere una patata, così, in questo modo. Oliarla per bene, così, in questo modo. Così, tipo massaggiandola. Andiamo a cospargere un po' di sale. Bene. E adesso andiamo a creare dei forellini. Ovviamente andiamo a creare dei forellini su tutta la patata. Bene, a questo punto non resta che fare il nostro cartoccio, ovvero dobbiamo avvolgere la patata completamente. E voilà, il primo cartoccio è fatto. E adesso procedete con le altre patate. Una volta che abbiamo creato tutti i nostri cartocci, ovvero le jacket potatoes, sono pronte, possiamo infornarle a 180 gradi per 45-60 minuti. Vedete voi, dove le patate devono essere completamente cotte, quindi magari fate a 45 minuti le uscite, vedete un po' se dentro sono cotte, se no prolungate per altri minuti, perché la patata deve essere abbastanza morbida. Nel frattempo che aspettiamo che si cuociano le patate, possiamo preparare il ripieno. Prendiamo una padellina e andiamo a tostare 140 g di pancetta. Ovviamente leggete che sia senza glutine. E la andiamo a tostare per qualche minuto. Si deve abbrustolire. La mescolate di tanto in tanto. Adesso che la pancetta è bella tostata, dobbiamo spegnere il fuoco e dovete metterla a gocciolare su un foglio di carta assorbente, in questo modo. Adesso prendete 100 g di scamorza affumicata e la andiamo ad aggrattugiare in questo modo. Ed ecco sfornate le nostre patate. Adesso le facciamo raffreddare un pochino e poi le andiamo a dividere a metà. Adesso che le patate si sono un po' raffreddate, possiamo inciderle stando attenti a non scottarci per metà, per il senso della loro lunghezza. Le andiamo ad aprire aiutandoci magari con una forchetta così. Adesso possiamo andare a farcire le nostre jacket potatoes. Mettiamo dentro la provola, prima la provola, così. La provola che prima abbiamo precedentemente grattugiato. Riempire per bene.
perfetto, così. Anche perché ora il formaggio si scioglierà e quindi filerà. Adesso, per dare un senso di croccantezza, andiamo a mettere la pancetta che abbiamo precedentemente abbrustolito, così. Ed ecco che la nostra jacket potato è pronta per essere gustata. E voilà, le nostre jacket potatoes sono pronte per essere gustate, calde e filanti. Buon appetito, un bacio dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta tutta per voi.